Vediamo se siamo saliti di livello con le spille. Ok, due si evolvo, di cui una mi interessava. Perfetto, allora voglio vedere quanto manca a questa, che pure quella mi sembra interessante. Vedere se questa ha cambiato utilizzo. Questa è sempre Preminecu e si riattiva dopo 10 secondi e dura un utilizzo, che comunque non è cambiato rispetto all'originale. Colpisci Neku con un fendente per sparare un proiettile lento in quella direzione. Colpisci il proiettile a mezz'era per alterare la sua traiettoria. Ok, magari questo con il touchscreen può essere un oggetto interessante, con il controller così abbastanza... Il problema è che non ho più spille che si possono evolvere ora. Aspetta un secondo, aspetta un secondo. Perché non ci ho pensato finora? Questa spilla può essere utilissima con noi. Però forse ho già una spilla demone. Ho una spilla angelo, che è il pipistrello, che è fantastica. Yes, non ho spille demone. Adesso il problema è decidere chi togliere. Potrei togliere questo perché ci mette un po' troppo a sparare. Mettiamo questa qui. Grattiamo sul nemico. Grattiamo prima uno spazio vuoto. Io direi prima il nemico. Prima il nemico. Questa qua non sono ancora sicuro che magari con questo sia fattibile, ma sta spilla è meravigliosa, credetemi. Questo setup attualmente non è male. In realtà ho avuto molto da ricredermi su questa qua, di trascinare e creare un cerchio. Non sono sicuro che con questo sia fattibilissimo, ma in realtà è ottima, è davvero ottima. Anche se traccio un cerchio e su un nemico più vicino, mentre l'originale puntava a zig zag, quindi poteva prendere anche più nemici. Non è male, ma diciamo che lo zig zag magari poteva prendere più nemici in una zona sola. Questa la sto utilizzando perché a livello di danno comunque è buona, e anche di ricarica. Il problema è che dura poco il tempo che tu centri il nemico e poi colpisce. Devo utilizzarla in un certo modo. Va bene, sarebbe bello trovare una spilla in realtà, visto che già ci siamo. Visto che BT in realtà non è per nulla male con il nostro setup. Una spilla come questa. Trascina uno spazio vuoto e crei la fiamma. Perché comunque BT segue il tuo percorso. Questo vuol dire che se noi avessimo una così, potremmo sfruttarlo bene, BT. Potremmo sfruttarlo veramente bene. Devo dire che in questo periodo, fra un episodio e l'altro, ho livellato mica male. Prendiamo ancora magari due di questi, che aumentano l'attacco, ecco qua. E due di questi, che aumentano la difesa. Ho livellato niente male, ho farmato un sacco di soldi. Oddio, neanche un sacco, perché molte li ho usati per fare un po' di acquisti. Però ho accumulato 52 da 10.000 yen, sono tanta roba, Ho recuperato molto di quello che avevo speso in precedenza. Ed eccoci finalmente arrivati al palcoscenico. Ehi, ciao! Purtroppo so già bene cosa succederà. Tu sei un demone e devi fare il tuo lavoro. Ehi, voi due. Tempismo perfetto. Eh? Ah, sei tu. Che vuoi, amico? Abbiamo fretta. Sì, non abbiamo tempo per te ora. Oh, ma che peccato. Per voi. Yo, cosa hai detto? Oggi sono carichissimo. E il ricercato mi è appena piovuto dal cielo. Aspetta, non vorrei mica... Ah, lo sai che ti schiaccerei un porco spino? Oh, non contarci, fratello. Oggi sto inanellando risultati. I biglietti per il concerto di stasera li abbiamo venduti tutti. È la prima volta per i Death March. Da paura. Ah sì? Buon per te, Coso. Allora vai a giocare col tuo microfono o cose simili. E levati dalle scatole, yo. Mi spiace, rifiuto. Non so cosa hai fatto per farti mettere una taglia sulla testa, ma intendo riscattarla. E poi, se stai minacciando il PS, non ci sto. A me piace la mia doppia vita nel PRPS. È come se fossi il cattivo. Lo sei. Ora, dai su che nojo, Bito. Preparati a schiattare. Ah! Dai su che cosa? Ma cos'è, una formula magica? Yo, non lo sai dire quel nome! Nome? Non vorrei dire... Già... No, ma sul serio. Lo so che fa schifo, Coso. Chiamami solo BT. Spacchiamolo, dai su che nojo. Ah! Me la paghi per questo, yo! Ai. Mi dispiace perché lui comunque non è male. Sia come persona, sia come demone. Aspetta, aspetta. Ma porca miseria. Non riesco...
Dove sei? Non riesco a fare il fendente su Neku, santo cielo. Dai, avvicinati. Maledetto. Non riesco ad usare... Allora, non posso tenere questa spilla, questa qua del cerchio. Purtroppo mi crea solo veramente troppi problemi. Questa qui, che gratta, è perfetta. Le altre, purtroppo no. Questa qui la dobbiamo togliere. Va in conflitto con tutto. Va in conflitto veramente con tutto quella spilla lì. Peccato, peccato, perché non è male. Col nostro setup poi trovarsi perdere gli altri. Tocca rapidamente lo spazio vuoto per spruzzare cariche elettriche di ampio raggio. Infligge danno a contatto. Non male, può essere interessante. Maledizione, siete tosti ragazzi. Proprio così, ora chiamami Bit. Gli importa così tanto? Stiamo perdendo tempo, yo, muoviamoci. Ehi, aspettate. Finite quello che avete iniziato, finitemi. Finirti? Yo, noi non volevamo nemmeno iniziare. E poi, non ho niente contro il PS. Tu hai un concerto da suonare, amico. Vai a spaccare, mica vorrei deludere i fan. Cavoli, oggi è davvero il mio giorno fortunato. Grazie cuffiette, e anche a te Daisuke Nojo. Ah, yo, tu me la levi proprio dalle mani. Ehi, calmati. Dai, voglio dire, Beat, tieni. Prendi questa. Cosa mi stai dando? Una spilla chiave, la mia spilla chiave. Ma è permesso, non mi importa. Non mi piace essere in debito. Va bene allora, grazie amico. Dai cuffiette. Sì, non può aver abbandonato l'edificio. Chi? La Vergine di Ferro. Vuoi dire Konishi? Abbiamo visto il Game Master entrare. Cosa? No, vi sbagliate. Non c'è nessuno qui dentro. L'avrei vista entrare. Non l'hai vista. Ma se gli è passata di fianco. Eppure non sembra mentire. Ehi, c'è nessuno qui dentro. Ho detto ehi. Vedete, nessuno. Ah! Cos'è successo? Presto, cuffiette. Dammi il tempo di cambiare... Dammi il tempo, dammi il tempo. Perfetto. Allora, via questa. Sei di intralcio per tutto il resto. Purtroppo anche questa mi sa che ho difficoltà a colpire Neku coi fendenti. Calmi tutti. Vediamo questa. Tocca rapidamente uno spazio vuoto. Proviamo a metterla al posto di questa. Attacco 65. Ok. E ci mettiamo una cura. E direi di mettere come cura la balena. Ok. Entriamo dentro. Ehi là? È buio pesto. Ehi, porco spino, stai bene? Diamo un'occhiata. Oh, ma guarda un po'. È il suo collare? Cos'è questo? Sembra il collare di un cane. È il giracollo che indossava 7-7. Eh? Allora cosa ci fa qui? Lei lo ha cancellato. Cosa? Quella schifosa ignobile. Ma perché ha fatto una cosa simile? Dov'è? La voglio acchiappare. Ehi, aspetta, c'è qualcosa qui dentro. Zah, rumori? La troveremo, ma prima sbarazziamoci di questo. Oh, ma guarda, ci ride pure alle spalle. Stronzetta. Boss fight. Dai. Perfetto. Allora, colpisci il Bit. Menali. Menali, 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 menali. Bravissimo. Aia che ma... La porca. Ah, ma così funziona. Ah, interessante. Bravo Bit, perfetto. Menali, menali, menali. Menna quello lì, bravissimo. No, ok, ok, ci siamo. Oh, calmo. I don't think so.
Madonna mia, se ti devasto. Dall'altra parte. Calmo, via, 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 via. Ok. Aia, che male. Aia. Aiuto, calmo, calmo. Pure... No, come? Madonna mia, che colpo. È il primo game over che subiamo, comunque. Questo è il nostro primissimo game over che subiamo nel gioco. E vabbè, ma non ero pronto. Non ero pronto e non ho avuto tempo di curarmi. Bravo. Aia. Bastardo. Allora. Quello illuminato. Quello illuminato. Bit. Bit. Quello illuminato. Madonna mia. Allora, calmo. Dobbiamo aspettare che Bit sia di nuovo pronto. Aia, ma dai. Ogni volta. Perfetto. Colpisci gli altri, colpisci gli altri. Vabbè, bastano. Aia. Calmo. Non facciamo gli stessi errori di prima. Ah, dannazione, Bit. A parte che sto giro, com'è che ha spento subito le luci? Calmo. Così subito le luci. Io continuo a evitarti. Vai, Bit. Ah, dannazione, non fai in tempo. A sto giro. Ecco, dai. Finché continuo a evitarti, non mi puoi fare nulla. Perfetto. Dai, 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 perfetto, yes. Luci completamente accese. Donna mia. Ti do... Di nuovo. Di già, ma porca di quella miseria. Vabbè, a sto punto, guarda. Ulla, che combo. Ok. Perfetto, dai, dai, dai. Ah, dannazione, ancora uno, ce la facevamo. Dai che accendiamo tutte le luci. Dai che accendiamo tutte le luci. Yes. È stata un po' sprecata, ma... Mi rendo conto che a sto giro ne avevamo bisogno. Aia, ma... Madonna mia. Ma perché sei... Cambia... Neku, spostati. Allora, tanto vale veramente lasciarne solo una accesa, non tutte e due. Vita, quanto duri poco. Ma dai, ero appena riapparso. Duri veramente troppo poco. Tanto vale davvero lasciarne una sola accesa. Non ha senso lasciarle tutte e due. Perché poi lui le rispegne, piuttosto con una, almeno rimane. Spostati, Neku, bravissimo. Colpisci, colpisci, colpisci. Io inizio a eliminarli, giusto perché dopo tanto so già che dovrò ritornare qui. Oh, calmo, calmo, calmo. Via, via, via. Madonna mia, che male quel colpo. Calmo. Perché non riesco... Ecco fatto. Dagli fuoco, dagli fuoco, dagli fuoco, dagli fuoco, dagli fuoco. Calmo. Dannazione.
Colpire coi fendenti non è proprio... Dov'è? A parte che non lo vedo. Si è trasformato il pipistrellino. Dov'è? Donna mia, ti devasto, yes. È stato uno scontro più lungo di quanto mi aspettassi. È stato molto più lungo di quanto mi aspettassi. Le spille fai pendenti non vanno bene. Non così, purtroppo. Yes! Volpe volante, voglio vedere cosa fa. Forse lo so. Estensore della barra, aumenta la dimensione della barra della spilla del partner. In che senso? Non ho capito. Ah, forse il tempo in cui lui può rimanere? Strappo microscopico. Traccio un cerchio in uno spazio vuoto per colpire un punto con una meteora. Mica male. Hai capito? Vieni fuori, faccia di ferro. È qui dentro da qualche parte. Continua a cercare. Mi dispiace. Non è così. Style. Chapter closed.